Max, allora vi presento questa sera un piccolo tutorial sulle posizioni in equilibrio sulla testa del Hatha Yoga, le posizioni che riferiscono ai cicli di Shiatsu. Mi interessa in particolare affrontare il tema di come sollevarsi progressivamente proprio per chi ha paura di ribaltarsi, paura di cadere dall'altra parte. Alcuni accorgimenti importanti per lavorare in sicurezza, per riuscire a lavorare da soli, con e senza muro. Allora, iniziamo dalla posizione Tripadasana, tre piedi. Per fare questo vi chiedo di immaginare di appoggiare un piano, un tavolo, un tavolino, su tre punti d'appoggio. Chiaramente penso di poter dire una cosa scontata nel dire che nessuno di noi appoggerebbe un tavolino su tre punti d'appoggio allineati in fila, perché il tavolino cadrebbe. Per cui immaginiamo di disporre questi tre punti d'appoggio sui tre punti di un vertici di un triangolo. Quindi i nostri tre punti d'appoggio sono le mani e la testa. Per cui appoggeremo le mani alla larghezza delle spalle, okay, e la testa più avanti rispetto alle mani, in questa posizione per farvi vedere meglio. Quindi le mani sotto le spalle, la testa decisamente più avanti, quindi non assolutamente non qua, cosa che ci può far sentire più al sicuro all'inizio, ma che in realtà non ci permette di avere un appoggio stabile, perché è proprio come appoggiare un tavolino su tre punti allineati, più avanti in questo modo. Poi punteremo i piedi, quindi mani, testa, puntiamo i piedi, alziamo i glutei. Questo di alzare i glutei è una cosa molto importante, proviamo a fare un po' di volte questo, piegiamo le ginocchia, stendiamo le ginocchia, quindi abbassiamo i glutei, alziamo i glutei. Questo perché noi non vogliamo saltare da questa posizione vuol dire ribaltarsi dall'altra parte, perché poi è difficile fermarsi. Allora vogliamo salire lentamente, puntiamo i piedi, alziamo i glutei, iniziamo a camminare con le ginocchia vicino al petto, quindi facciamo un passo avanti, stendiamo la gamba, un altro passo avanti, stendiamo la gamba. Vedete cosa succede nei glutei? Che si alzano da qua. Passo, stendo e si alzano i glutei. Passo, stendo e si alzano i glutei. Quando arrivo vicino, con le ginocchia vicino ai gomiti, i gomiti non devono essere così chiaramente, devono essere chiusi, le mani sono dritte e puntate in avanti, appoggio prima un ginocchio sul gomito e poi l'altro ginocchio sull'altro gomito. Questo magari può essere una prima fermata. Iniziare a imparare a mantenere questa posizione senza sentirci instabili, senza sentirci in bilico, può essere importante. Noterete che ai primi tentativi magari qualcuno di voi, nel momento in cui sta per alzare l'altra gamba, fa questo e porta le mani avanti per favore di cadere dall'altra parte. Ecco, portare le mani avanti è la cosa più controproducente che si possa fare, perché ancora una volta significa allineare i tre punti d'appoggio. I punti d'appoggio devono rimanere due dietro, uno davanti, che sia Tripadasana, che sia Shavasana, cioè in questa posizione sulla testa in questo modo. Una volta che siamo arrivati ad alzare i glutei da terra, puntiamo, solleviamo, camminiamo avanti, appoggiamo, i gomiti non devono essere separati, non devono essere vicini, appoggiamo le ginocchia sui gomiti. A questo punto dobbiamo portare i talloni verso i glutei e da questa posizione spingere con le mani, alzare le ginocchia. Stiamo sempre facendo i movimenti lenti, progressivamente, cerchiamo di sentire l'allineamento delle gambe, della schiena, del collo, della testa. E poi stendiamo le gambe. Questa posizione la manteniamo per almeno 5 respiri. Se sentiamo che stiamo per cadere, una cosa importante da fare, sia da una parte che dall'altra, piuttosto se sentiamo che stiamo per cadere da questa parte, cioè in avanti, buttiamo giù le gambe, in questo modo ritorniamo giù a terra. Se invece sentiamo che stiamo per cadere in questa direzione, cioè stiamo per cadere così, raccogliamo le ginocchia al petto e possiamo recuperare l'equilibrio. Appoggiamo le ginocchia sui gomiti, appoggiamo più a terra e scendiamo. E questo è Tripadasana, importantissimo. Se stiamo vicini al muro a fare questo lavoro, diamo almeno una spalla
di spazio tra il muro e il punto d'appoggio della testa, perché altrimenti quando ci solleviamo il muro ci respinge indietro. Se proprio assolutamente avete molta paura di sollevarvi e volete avere subito l'appoggio del muro, allora prendete solo per qualche centimetro la testa dal muro e appoggiate e salite, consapevoli del fatto che troverete subito il muro con i glutei. È importante, quindi saliamo lentamente, anche quando andiamo al muro, non buttate le gambe contro il muro. Il muro c'è, però non è necessario cercarlo, sappiamo che c'è. Poi ci solleviamo lentamente, ci alziamo, respiriamo, scendiamo. Dosate bene la pressione delle mani, che vi consente appunto anche di liberare un po' il peso dalla testa, che comunque c'è, il peso sulla testa, su questo appunto il punto del capo, non sulla fronte, sulla sommità del capo. Altro dettaglio importante è non piegare la schiena. Se da questa posizione, quando ci stiamo sollevando, pieghiamo la schiena, chiaramente facciamo la capriola. È quello che ci serve per fare la capriola, piegare la schiena. Quindi se vogliamo rimanere in equilibrio e non cadere in avanti, dobbiamo tenere la schiena dritta, sentire questo allineamento. Puntiamo la testa, puntiamo i piedi, alziamo le gambe, portiamo le ginocchia sui gomiti, poi quando solleviamo dobbiamo tenere la schiena dritta, non piegarla. Se piego la schiena vado con i glutei in avanti e cado più facilmente. Schiena dritta, stendo le gambe, allineiamo. E poi scendiamo di nuovo con il ginocchio verso i gomiti, piedi a terra. Prossimo tutorial invece riguarderà Savamasana, posizione delle, vedremo come mettere le dita, mettere le mani, come premere con il ginocchio, i gomiti. Iniziate però a lavorare un po' su questa, che è la proprio più semplice, più basilare, anche più importante posizione, che ci consente di avere un livello intermedio, che è quello in cui appoggiamo i gomiti, le ginocchia sui gomiti. Buon lavoro!